buongiorno a tutti. Due parole sul mio viaggio Milano-Barcellona. Ho messo insieme alcuni spezzoni di video e foto in modo piuttosto semplice per condividere con voi la mia esperienza abbastanza avventurosa e progettata al minimo, come mio solito fare. Inizialmente sapevo che sarei dovuta arrivare a Genova e da lì in poi avrei potuto immaginare dove e come proseguire. In realtà poi dentro di me già da qualche anno avevo intenzione di arrivare a Barcellona, ma ho sempre bisogno di avvicinarmi il più possibile ai miei sogni per crederli veri e fattibili. I primi giorni, almeno da Milano a Genova e poi fino a Savona, farò veramente fatica ad entrare nello spirito del viaggio, anche a livello emotivo. Complice anche il meteo, faceva abbastanza freddo, poi il cielo era spesso grigio, ma da Savona in poi sarà tutt'altra cosa. Inizierò a vivermelo giorno per giorno con tutta l'intensità che merita. Buona visione! Buongiorno a tutti, oggi è il 9 marzo 2022, mi trovo sull'alzaia del Naviglio Pavese, sono uscita già da Milano e mi sto dirigendo verso Vinasco, poi Voghera, Tortona, vorrei arrivare a Genova dove mi aspettano amici e proseguire il viaggio, vediamo, già un miracolo se arrivo a Genova. E stamattina sono partita un po' in ritardo, ovviamente mille emozioni e sensazioni contrastanti e adesso vediamo un po'. Mancano pochi chilometri e sono a Bereguardo. Adesso sto attraversando una zona tra campi, cascine, abbastanza tranquilla, su strade secondarie. Piccole nutrie, pronto a fare il bagno. Non ho ancora deciso dove mi fermerò. Diciamo che come giorno zero, perché questo è un giorno zero, voglio continuare soft, adesso ho fatto solo 20 chilometri. Non prendo la bici dalla fine di dicembre, ultimo viaggio Milano-Roma, e quindi mi devo un po' riadattare al sellino, alla posizione, anche al clima che è ancora un po' freddo, c'è un leggero venticello gelido. Ponte di Bereguardo. Ho incontrato Nat, un signore in pensione in bici, anche lui, abbiamo scambiato due parole, ci voleva a volte scambiarsi un po' di solidarietà, consigli, due chiacchiere, due curiosità in viaggio fa più che piacere. E mi sono fermata a Garlasco l'altro giorno dopo solo 30 km e sono ritornata indietro a Milano. Adesso ci risiamo, sono partita da poco, si sta bene, c'è solo un leggero venticello freddo. Ponte in arrivo. Si entra ufficialmente in Piemonte. Mi sono fermata a Gerola per una pausetta, merenda, zona cimitero. Non è il massimo, però, perché di solito sono tranquilli, cioè sono sempre le panchine, spesso le fontane. Facciamo una merendina con pane e melassa. Non è una pista ciclabile, però ci assomiglia, non passa quasi nessuno. E poi c'è silenzio, lontani dal traffico. Sono circa a 5 km da Tortona, mi sto avvicinando, adesso sto facendo una pausetta. Sono le 4:30, mi piacerebbe riuscire a pedalare almeno fino alle 7 per recuperare un po' e chissà, magari arrivare a Novi Ligure, vediamo un pochino come vanno le gambe. Ora si fa sul serio, si lascia il provinciale, si prende il sentiero lungo il torrente Scrivia. Che bel posto, nella natura, verrebbe da trovare un angolino per la notte, però volevo pedalare ancora un po', visto che c'è luce. Il passaggio è bloccato,
probabilmente per il vento che c'è stato qualche settimana fa. Insomma, la vedo un po' dura. Bene, un bel ramo di spine. Lunghissimo, pensate, si è incastrato proprio bene, si è incastrato. Posto tenda trovato. Sono le 20. Sono già nel staccapelo, ho cenato, purè e con qualche condimento. E adesso sto qui un'orettina, ascolto un po' i rumori della natura, mi rilasso e poi sarà ora di andare a nanna, perché domani mi aspetta una tappa un po' impegnativa. Attraverserò gli Appennini Liguri e poi ci sarà il mio arrivo a Genova. Buonanotte. Buongiorno. Stanotte non ha gelato, per fortuna, è stato tutto molto bagnato e infatti sto facendo asciugare la tenda prima di impacchettare tutto e ripartire, fare una bella colazione a Serravalle, Scrivia e poi ad affrontare le salite. Ho dormito bene, per fortuna, e si stava bene nel sacco a pelo. Spero che il tempo vada migliorando, adesso è ancora presto, quindi ancora piuttosto incerto. Ma in teoria dovrebbe esserci un passaggio qua, ma spero non sia quello indicato dalla traccia. Bene. Allora, ho valutato e torno indietro circa 900 metri. Mi ricordo di aver visto ieri un bivio per andare sulla strada provinciale e anche quella porta a Serravalle. Piuttosto che ritornare completamente indietro prima di quest'area naturale. Sono su una strada ovviamente col divieto di accesso ai non autorizzati. Allora sto andando avanti un pezzettino a piedi per vedere un po' com'è la situazione. Dovrebbe esserci un'azienda agricola, però non ho visto nessuno. Non so se ci sono cani in vista. E torno indietro in un'altra direzione che ho visto ieri e mi dovrebbe permettere di arrivare sul provinciale. Spero senza cartelli di divieto di accesso. A volte è più facile chiedere quando c'è qualcuno. La deviazione sono riuscita a prenderla. Il panorama inizia a cambiare, in fondo si vedono gli Appennini. Adesso sono ad Arquata Scrivia e poi una volta arrivata a Rigoroso vorrei prendere la statale dei Giovi. Tra pochissimo entro in Liguria. Isola del Cantone e
Sono contenta che a rigoroso ho scelto di proseguire sulla strada statale dei Giovi anziché su strade secondarie. Mi sono preparata infatti due tracce, alla fine ho scelto quella con meno dislivello e sono contenta perché è meno impegnativa, poi ci sono anche dei punti di breve discesa, ho incontrato pochissime macchine, invece l'altra insomma sarebbe stata più impegnativa. La mia traccia già mi avrebbe spedito qua a sinistra, in alternativa, per arrivare a Busalla. Ho attraversato il torrente Scrivia, per fortuna che non c'è l'allerta rossa, altrimenti sarei dovuta tornare indietro. Sono disperata, sto cercando bar e non c'è anima viva di un baretto, di un ristorantino dove bermi qualcosa di caldo. Tra poco arrivo a Torrazza, ci sono un po' di salite, dopo una lunghissima discesa tornanti dove ho preso un po' di freddo, adesso ci si scalda salendo e ormai manca davvero poco. Eccola lì Genova, ci siamo quasi. E Genova sia. Sì. Mi sono riparata in una sorta di porticato privato in attesa di vedere amici. Considerazione importantissima, allora rispetto alla mia traccia, ho cambiato l'itinerario un po' per volta e devo dire che ho incontrato pochissima salita e quando l'ho incontrata a tornanti non ero comunque pronta a livello di testa e invece ho incontrato moltissima discesa e inaspettatamente, però percorso ok. Per oggi è tutto. Quanti sono? 1, 2, poi lì ce ne sono altri. Giorno 3, si riparte da Genova, sono in piazza De Ferrari e adesso vado verso il porto antico e poi in direzione Ventimiglia. Alla mia sinistra il porto, con vari container. E devo dire che sono veramente contenta. Un sacco di piste ciclabili, soprattutto molto intuibili. Arenzano. Cercare un B&B abbastanza economico, ho visto che questa era una buona zona, ovviamente Savona è più grande rispetto ad altri paesini, quindi offre anche più scelta. E sono al sesto piano, fa specie, adesso è ancora pomeriggio e sono contentissima, così ho un po' di tempo per andarmi a girare il centro a piedi. La tappa di oggi è stata tranquilla,
un sacco di piste ciclabili, anche uscendo da Genova molto bene. E poi anche la pista ciclabile Cogoleto Varazze, anche quella non male, pedalare in sicurezza, in tranquillità, lontani dal traffico. Ricompensa freschissima, come se il freddo di oggi non fosse bastato. Mi sono anche pappata un gelato, nonostante comunque sia una stagione ancora mite. E adesso vado a cercare un supermercato per fare un po' di spesa per domani, così domani non ci devo pensare. Cenetta in arrivo. Piove. Buonanotte. Sono le 10 del mattino e adesso si scende. Sono pronta per ripartire da Savona e dovrei arrivare ad Imperia oggi se tutto va bene. So che ci saranno un po' di salite da Alassio in poi, però dai, sono motivata. Stasera dovrei provare la mia prima esperienza di couchsurfing. La situazione critica, dopo 5 minuti è iniziato a piovere, le previsioni non davano pioggia. Adesso mi sono riparata in un benzinaio, saranno state le bandierine a portare sfortuna? No, non credo proprio. Pietra Ligure. Mi sono fermato in un baretto a Pietra Ligure e adesso sto facendo una sorta di pranzo veloce. Stamattina nel B&B c'era una colazione a buffet, allora so che non si fa, però ho portato via un piccolo panino con le uova. Tra poco si riparte. Fa abbastanza freddino, eh? Albenga. Si riparte da Imperia questa mattina in direzione della Francia, quindi si deve arrivare a Nizza dove c'è un'altra coppia di couchsurfer che mi potrebbero ospitare. E la prima esperienza di ieri sera è andata benissimo, l'ospitante è stato veramente super accomodante, veramente di compagnia, abbiamo parlato di tutto e di più ed è una delle cose più belle del viaggio, poter condividere un sacco di aspetti. Abbiamo preparato assieme un piatto, un secondo con un contorno e ci sta e non è scontato. E poi stamattina mi ha lasciato le chiavi per poter fare le cose con calma.
come prima esperienza, top. San Lorenzo al mare, c'è questa bellissima pista ciclabile, chissà se mi porta diritto fino a Sanremo. È una ciclabile che mi sta piacendo moltissimo, ci sono anche delle aree sosta, sono vicino alla strada, però sempre sulla ciclabile, e faccio una pausetta a Panino e Bresaola prima di proseguire. Ho appena incontrato un ragazzo che è partito da Barcellona in bici e proseguirà fino a Roma e poi vorrebbe arrivare in Cina. Pazzesco, grande grande! Valico passato, Italia-Francia, non mi hanno fermato, non mi hanno chiesto nulla e adesso sono ufficialmente in Francia, bellissima temperatura, un po' di vento e adesso si prosegue verso Nizza. Ho superato Monaco, trafficatissima, mi ha fermato anche un poliziotto dicendomi no, di là non si può andare, probabilmente stavo andando in una zona del centro dove non era consentito andare in bici. Ho chiesto qualche informazione a un ciclista perché stavo seguendo una strada diversa rispetto alla traccia, pensando di percorrere meno dislivello e invece no. Comunque poi quindi dalla costa sono dovuta risalire e ho allungato un po'. Non manca moltissimo a Nizza, vorrei cercare di mantenere la costa passando da Villafranca. Arrivata a Nizza, 6 km sono dalla coppia che mi aspetta stasera, sempre tramite couchsurfing.